Siamo qui a Ginevra per la 21esima edizione del Salone Internazionale dell'Alta Orologeria. IWC, Cartier Montblanc sono solo alcuni dei protagonisti che espongono qui le loro novità e che abbiamo intervistato. Andiamoli a scoprire in questa puntata di Pan Bianco Week on TV. Juster, gentler than a man. IWC Schaffhausen ha nella sua collezione da oltre 25 anni una gamma di orologi dedicati all'Italia e a Portofino in particolare. Portofino perché? Perché è stata negli anni 50-60 la culla del glamour europeo, è stata scuola di stile e soprattutto ha portato nel mondo il saper vivere italiano. Per cui quest'anno IWC Schaffhausen presenta una rinnovata gamma di Portofino e da questo ecco qui l'ambientazione nella quale oggi ci troviamo. E qual è la vostra strategia distributiva? Beh, la nostra strategia distributiva è quella di consolidare IWC almeno nella top 10 dei marchi internazionali. Oggi IWC Schaffhausen è una marca di grande successo e quindi la nostra strategia distributiva è quella di avere pochi ma molto qualificati partner che possano trasmettere in maniera molto efficace i molti valori e originalità della nostra marca. We have a brand strategy which is valid for the world, and we take into account the market evolution, the taste evolution, but basically we have a brand approach and we develop an assortment which is valid as far as watches are concerned for the world, and not specifically for some markets. And what are the novelties of this fair? So the key novelties we have by Montblanc is one theme. It's not really one novelty, it's one theme, which is an umbrella theme for all the fair, which is 190th anniversary of the chronograph that we want to celebrate. And they know that 3 years ago we have launched the Réussec concept, the turning disc with fixed hands, which have allowed us to come in that business of own manufacture movement. So this is again an innovation we are bringing this year, the Réussec, plus we have Villeray innovations with new tourbillons, plus we have a new twin fly program for our time worker. So they are all own movement programs which are enriching our umbrella concept, which is an anniversary of the 190th birthday of the chronograph. Bisogna dire che Cartier è la marca che presenta più novità sul Salone di Ginevra e anche la marca che presenta più novità nel mondo dell'orologeria. Perché? Perché Cartier è presente su tutti i segmenti dell'orologeria. Ci sono i pezzi di alta orologeria, che sono dei pezzi unici di gioielleria, che si chiama le 1001 heures, con un piccola sorpresa, un orologio nascosto all'interno del gioiello. Poi abbiamo una collezione di orologi con brillanti femminile, raffinate, la creazione più emblematica di quest'anno mi sembra essere Delice de Cartier. Poi abbiamo un pezzo che si chiama l'Astro Regulator. Finalmente, per chiudere questo piccolo percorso, parlerei dell'orologio classico da uomo. Lanciamo l'orologio Calibre de Cartier, con un bracciale in acciaio, che è un orologio molto sportivo, molto maschile. When we let... And we bet on Lester Piggott, 10-1. And we let the goldfish go. Uno delle nostre motti è bellezza interiore, bellezza esteriore. Quindi la stessa ricerca che noi mettiamo nell'estetica dell'orologio, nel quadrante, nella cassa, nei dettagli, la stessa cosa la facciamo per il movimento. Quando viene studiato un nuovo calibro, si studia non solo la funzionalità, ma anche
la disposizione dei ponti, il disegno dei vari componenti, in modo che il risultato d'insieme sia bello a vedersi. E quali sono i prodotti su quali punterete? Quelli che lanciate oggi? Quest'anno arricchiamo, completiamo in maniera significativa la nostra, una delle nostre linee, chiamiamo pilastri, la linea più importante è la linea Patrimony, con due orologi, una media complicazione e una grande complicazione. Grande complicazione è il ritorno in collezione del Cantien Perpetuel, un orologio di una semplicità assoluta, riusciamo in uno spessore di 9 mm a contenere un movimento meccanico, automatico, con calendario perpetuo, e un orologio più particolare, sempre complicazione, un World Time. Abbiamo subito cominciato con una politica di ridimensionamento della rete vendita, quindi della distribuzione, e quindi abbiamo chiuso oltre 130 punti vendita in Italia per poter essere presenti nei posti più rappresentativi per la marca e che siano pronti a questo nuovo capitolo della marca Bommercier. Siamo rimasti fedeli a quello che è la marca, con un rapporto qualità-prezzo decisamente molto interessante, soprattutto per un marchio conosciuto come Bommercier nel mondo. Oltre alla distribuzione, che è stata ridotta, siamo intervenuti anche su tutto ciò che è la nuova modelleria, con dei pilastri dell'azienda, che è Linea, quindi un prodotto donna, femminile, quindi ci riavviciniamo al mondo femminile, che era stato un po' abbandonato, diciamo, dal marchio, con Linea, e poi con il Capeland, che è invece un orologio prettamente maschile, un crono molto bello, con un prezzo molto interessante, con un alto livello qualitativo, e poi con l'Hampton, che poi, quello che poi rispecchia un po' lo stile di vita easy del marchio Bommercier. Il mercato di ultrapiatti direi è più e più forte, perché c'è un ritorno sulle cose fondamentali classiche per l'orologio di alta di gamma, direi. E non siamo più grande, forte, è più e più classico, e così l'ultrapiatto è veramente la tendenza del momento, direi. Quali sono i vostri mercati principali? Mercato principale ovviamente oggi è la Cina, che secondo me per tutte le marche è un mercato che è divenuto numero uno. Dopo c'è l'Europa, che è molto forte, che direi il mercato naturale per l'orologio di alta di gamma. E in Europa la Svizzera, l'Italia sono le due marche le più forti. Per quanto riguarda le novità che avete presentato oggi, su cosa punterete per il mercato italiano? Sempre la stessa strategia che funziona per l'Italia, che sono i movimenti e orologi ultrapiatti con l'altiplano 43 mm che dobbiamo lanciare aprile-maggio sul mercato italiano, e poi Pro 45, che è l'orologio sportivo che ha aperto un po' la marca su un pubblico, una clientela un po' più moderna, più sportiva. We are introducing two new lines. The new lines are, one is La Monégasque. We are introducing this line together with the New World story around the gambling, about the player. And that new line at the same time is introducing a new movement, a new chronograph movement, and at the same time we are introducing a new level of price. In parallel we are introducing a lady line, automatic, Excalibur, and this line is also introducing that new price target. And what are the novelties about the company? The company is a new marketing, I would say, vision, and now we have a new strategy regarding the marketing, regarding the quality, regarding the product and the distribution. So it's a big move. This year it's a big step ahead. Can't you show me what happened?